È sabato mattina, giornata di test con la GoPro Hero 7 Black Edition che è appiccicata proprio qui per un test Hypersmooth. Il test è stato fatto a 1080p a 50 frame per secondo, Hypersmooth attivo sulla Hero 7, mentre stabilizzazione classica sulla Hero 6 Black Edition. Prima parte del test effettuata, adesso spegniamo le due camere e le invertiamo, di modo che diamo un'occhiata a come funziona anche questa stabilizzazione per quanto riguarda proprio l'attacco. Tra l'altro, ho notato che questo attacco qui, quello originale GoPro, vibra di più di quello venduto da GoCamera con le tre ventose. Quindi pollice in su per questo tipo di ventosa, perché questo ha un braccio molto più lungo e automaticamente vibra. Ok, test delle stabilizzazioni della GoPro Hero 7 Black Edition versus Hero 6 Black Edition terminato. Un saluto a tutti quanti, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace su questo video, accendete la campanellina di modo che siate sempre connessi con i nuovi video che vi propongo. Ci vediamo con il prossimo video.